ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाष्टाप्रयेष्वभद्रेषु नित्यं भगवता सेवया भागवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। जय श्रीमद्भागवतम्। Siamo al verso 29 del dodicesimo capitolo. Iti ragya upadishya vipra jatuka kovida labdhapa citayaha sarve pratijagmu Svakan Grihan. Iti così raghie al re. Upadishya, avendo consigliato Vipra, le persone dotte, esperte nei Veda, Jataka Kovida, esperte nell'esecuzione dei riti celebrati alla nascita di un bambino. Labdha Apacitaya, essendo stati generosamente remunerati, Sarve tutti, Pratijagmuhu tornarono, Svakan, le loro Grihan, case. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Così i saggi, esperti nella scienza degli astri e nell'esecuzione dei sacrifici legati alla nascita, istruirono Maharaj Yudhishthira sul futuro del bambino. A tutti l'imperatore offrì generose ricompense e i saggi ripartirono verso le loro dimore. Ripeto, così i saggi, esperti nella scienza degli astri e nell'esecuzione dei sacrifici legati alla nascita, istruirono Maharaj Yudhishthira sul futuro del bambino. A tutti l'imperatore offrì generose ricompense e i saggi ripartirono verso le loro dimore. Spiegazione di Srila Prabhupada. I Veda sono il ricettacolo di tutte le conoscenze materiali e spirituali. Ma questa conoscenza universale ha un solo fine, lo sviluppo perfetto della realizzazione spirituale. In altre parole, i Veda sono la guida per l'uomo civilizzato in ogni sfera della sua attività. Poiché la forma umana fornisce all'essere l'opportunità di liberarsi dalle sofferenze materiali, per utilizzarla nel miglior modo bisogna lasciarsi guidare dagli insegnamenti vedici che permettono di soddisfare le necessità materiali e allo stesso tempo ottenere la salvezza spirituale. Coloro che applicavano la propria intelligenza, la conoscenza contenuta nei Veda, si chiamavano Vipra o maestri del sapere vedico. Tra le numerose scienze che sono trattate nei Veda,
L'astrologia e la patologia hanno un ruolo particolarmente importante perché sono necessità dell'umanità. Chi è che ha un cellulare con internet? Nessuno? No. Se puoi guardare patologia, perché in questo contesto una patologia di solito è una malattia, però usata qui forse ha un altro significato. Questi intellettuali, indicati generalmente col nome di Brahmana, si dedicavano allo studio di diversi rami del sapere vedico per poter guidare la società nel migliore dei modi. Studiavano anche la scienza delle armi, o Dhanurveda, e Vipra, come Dronacharya e Kripacharya, avevano il compito di insegnarla. Soffermiamoci sulla parola Vipra. Esiste una differenza, sebbene minima, tra Vipra e Brahmana. I Vipra sono coloro che conoscono a perfezione il karma kanda, i meccanismi dell'azione interessata, e guidano la società per quanto riguarda l'appagamento delle necessità vitali. I Brahmana sono invece i maestri nella scienza spirituale della trascendenza, o Jnana Kanda. Ma ancora oltre si trova l'Upasana Kanda, che culmina nel servizio di devozione offerto a Vishnu. E quando un Brahmana raggiunge questo livello di perfezione, diventa un Vaishnava. Fra tutti i modi di adorazione, il più elevato è il culto a Vishnu. L'appellativo di Vaishnava designa dunque i Brahmana più elevati, coloro che hanno adottato il sublime servizio d'amore al Signore e a cui lo Srimad Bhagavatam, poiché racchiude la scienza del servizio di devozione, è particolarmente caro. Inoltre, come è spiegato all'inizio dello Srimad Bhagavatam, questo testo rappresenta il frutto maturo dell'albero della letteratura vedica e il suo contenuto supera quello dei tre kanda vedici, cioè il Karma Kanda, il Jnana Kanda e l'Upasana Kanda. Tra gli esperti del Karma Kanda si trovano i Jataka Vipra, gli astrologi, capaci di predire il futuro di un bambino fin dalla sua nascita, semplicemente con calcoli spazio-temporali, lagna. Furono alcuni Jataka Vipra molto esperti a celebrare i riti per la nascita di Maharaj Parikshit e suo nonno, Maharaj Yudhishthira, li ringraziò per quel servizio, offrendo loro in abbondanza oro, terre, villaggi, cereali, mucche e altri beni preziosi alla vita. Questi vipra sono indispensabili a una sana struttura sociale ed è dovere dello Stato assicurare loro una vita confortevole. Come prescrivono i Veda, dotati dallo Stato di beni materiali, i Vipra qualificati potevano offrire gratuitamente i loro servizi all'umanità, beneficiandola con la scienza dei Veda. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam
Vandeham Shri Guru Shri Uta Pada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Ragunatam Vitam Tan Sajivam Sadvaitam Samadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kamta Radha Kamta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Hare Krishna. Allora un'altra bella pagina di conoscenza trascendentale. Che ci spiega come funziona la cultura vedica. Stavo per dire come funzionava, ma in realtà è come funziona, perché per certi in India funziona ancora così, non è cambiato niente. Da millenni funziona così. E cioè i Vipra sono dei brahman esperti che studiano la parte dei Veda, come spiega Srila Prabhupada nel commento, chiamata Karma Kanda, no? E quindi la sezione destinata al karma. Ognuno di noi è forzato ad agire, come spiega Krishna Bhagavad Gita, anche solo per mantenere il proprio corpo. Quindi anche solo respirare è un'azione. Noi siamo forzati ad agire. Se non respiriamo, moriamo subito. Quindi anche saper respirare bene, il pranayama, è una guida come imparare a respirare bene. Ma poi uno respira, ma poi se non mangia ha bisogno di cibo. Allora per procurarti il cibo devi muoverti. Nel regno animale ci sono i leoni e le gazzelle, ma sia i leoni che le gazzelle devono correre. Qualcuno per rincorrere, qualcuno per scappare, ma comunque devono correre. Nell'essere umano c'è chi ha la parte, nella società vedica, Krishna dice Chaturvarnyam Maya Shristam, Guna Karma Vibhagasha. Io ho creato le quattro divisioni della società in accordo al Guna e al Karma. Quindi quando uno nasce, il suo Guna, il suo Karma è già lì. Perché? Perché è quello che ha lasciato nella vita precedente. Nello stesso modo in cui quando uno si sveglia al mattino e si chiamava Mario Rossi, non è che il mattino dopo si chiama Giuseppe Verdi. Si chiama sempre Mario Rossi e va sempre nello stesso ufficio. Perché se vai in un altro ufficio nessuno lo riconosce, non lo fanno nemmeno entrare, no? Quindi quando noi ci svegliamo
quando un essere umano si risveglia alla nuova nascita, i Brahmana esperti, in questo caso i Vipra, attraverso questa cerimonia del Jataka Karma, come già è la nascita, no? Riuscivano a individuare, a fare dei calcoli precisi, ma era un cerimoniale, non erano solo calcoli, era proprio tutto un cerimoniale, e quindi da vari elementi che utilizzavano potevano capire tante cose, no? Più erano esperti e più potevano individuare i vari elementi, no? Quindi è come nella musica, uno ha sempre un violino in mano, ma c'è chi ha un violino in mano e suona e basta, e c'è chi invece è un grande maestro e tutti applaudono. È sempre lo stesso violino, sempre le stesse 10 dita, il movimento è sempre lo stesso, ma c'è chi riesce a estrapolare da quel violino suoni incredibili, e c'è chi invece riesce a fare qualcos'altro, fa molto meno o molto meno. Così la conoscenza dei Veda è quella, ma c'è chi riesce a estrapolare un oceano di saggezza e c'è chi non ci riesce, ci riesce meno. E questo andava in base alla nascita, perché se uno nasce in una famiglia di Brahmana, logicamente è facilitato perché fin da bambino il papà, i genitori lo educavano alla cultura brahminica, quindi lui fin da bambino cominciava ad ascoltare queste vibrazioni, a vedere questi libri, ad associarsi con altri saggi, no? E quindi è logico che cresceva in un ambiente che favoriva, che favorisce, dobbiamo usare il presente perché è tuttora così in certi ambienti. E quindi riesce, chi nasce in questa famiglia di Brahmana, riesce a estrapolare dalla conoscenza dei Veda degli elementi significativi, cioè che hanno un significato. Guardate il significato della parola patologia. Vedi, la stessa parola, se noi, quindi era la, cos'è che diceva la, l'astrologia e la patologia, quindi in senso esteso come lo studio delle cause dei problemi. Quindi Brahman erano esperti nel capire il karma di una persona, no? C'è un filmato di un ragazzino che è nato e come un lupo, cioè ha una faccia completamente piena di peli, tutto il corpo. Quindi lui ha una forma umana, questo è un filmato, no? Ci sono certe nascite allucinanti, fanno vedere delle cose incredibili, no? Uno prende la forma umana, ma per un nodo karmico che ha lasciato in qualche vita precedente, si ritrova una magagna tremenda. Oppure invece qualcuno si ritrova una forma umana splendida, che funziona benissimo. Qualcun altro se la trova più acciaccata, qualcun altro più disgraziata. E tutto questo va in base a delle azioni compiute nelle vite precedenti. Quindi questi Vipra erano esperti con lo studio dell'astrologia e della patologia, cioè lo studio delle cause dei problemi. Perché a tutto c'è una causa, no? Quindi se noi comprendiamo la causa del problema e rimuoviamo la causa, l'effetto automaticamente migliora, automaticamente. Cioè, se uno entra in un bagno, faccio l'esempio,
non vede lo sporco, qual è la causa? È che non lo vede. Perché? Perché nella mente viaggiano i suoi problemi, no? Una questione anche di educazione, una questione di abitudine, no? Allora, Brahmana vuol dire pulizia, prima di tutto. Cioè, come una pentola, cioè chi cucina con delle pentole. Abhiram ieri diceva che è entrato in Sankirtan, se ne vedono di tutti i colori, perché uno entra un po' dappertutto. C'era questa trattoria dove ha detto che questa cucinava in una pentola che era nera. C'aveva degli strati di nero allucinanti. Questa ci cucinava dentro. Io non ci farei bollire neanche l'acqua che serve per lavare, per scaldare, no, quando bisogna. Però, perché uno pensa che vada bene così? Allora, qual è la causa del non vedere? Noi dobbiamo rimuovere la causa. Prabhupada ha istituito una scuola di Brahmana, Movimento per la Coscienza di Krishna. Fondamentalmente è una scuola di Brahmana, anzi è una scuola per Vaishnava. Però Prabhupada ha istituito tanti movimenti simultaneamente. In un movimento ci sono tanti movimenti. E infatti, poco prima di lasciare questo mondo, lamentava il fatto che non era riuscito a stabilire il Varnashram, non ha avuto il tempo, con tutto quello che ha fatto. E c'era questo momento così importante, che è stato riportato da Bhaktisharu Swami, perché era insieme a Prabhupada che si lamentava, e Bhaktisharu Maharaj l'ha rincuorato e gli ha detto: non ti preoccupare, cioè tu hai fatto tutto, però dove non sei arrivato tu, noi cercheremo di espandere, ampliare, no? Quindi è vero che ha istituito un movimento per creare dei Vaishnava, ma ha istituito un movimento anche che dà vita al Varnashram Dharma, al Daivin Varnashram. Quindi non sono tutti Vaishnava quelli che arrivano al Movimento per la Coscienza di Krishna. E qui lo vediamo, no? Cioè Karma Kanda, Jnana Kanda e Upasana Kanda. E l'Upasana Kanda sfocia nello Srimad Bhagavatam, che parla del puro servizio di devozione. Quindi noi dobbiamo fare un'analisi, la patologia, lo studio della causa dei problemi. Come ci posizioniamo nel Movimento per la Coscienza di Krishna? Che desideri abbiamo? Abbiamo desideri di servire Krishna, di conoscere Krishna, di amare Krishna, abbiamo desideri di questo genere, o i nostri desideri sono desideri molto materialisti, materialistici, sono desideri. Quindi bisogna avere il coraggio di guardarsi dentro. Alle volte non è facile, perché uno tende a spostare il problema, come chi pulisce mette la polvere sotto il tappeto, gli ospiti arrivano e non la vedono, ma non la vedono ma la sentono, perché c'è, no? Quindi noi abbiamo questa tendenza, magari per cattiva educazione o perché uno non ha ricevuto nemmeno l'educazione, quindi si è dovuto un po' arrangiare, abbiamo la tendenza, abbiamo questo tipo di tendenza. Allora, andare a scuola dai Vaishnava significa questo. Per questo non è facile, per questo Krishna dice: tra migliaia di uomini è raro colui che cerca la perfezione, e tra coloro che cercano la perfezione è raro colui che conosce veramente Krishna. Perché? Perché Krishna
è nel cuore, conosce attraverso il Paramatma, conosce tutti i nostri desideri. Quindi sa se noi siamo abituati a mentire per quattro stupidate, no? Alle volte uno dice una menzogna per una cosa stupida. C'è il proverbio che dice chi ruba poco ruba tanto. È sempre una menzogna, no? Perché mentire? Se uno è andato a letto alle 10, dice che è andato a letto alle 10. Se è andato a letto a mezzanotte, deve dire che è andato a letto a mezzanotte. Non può dire, no, no, sono andato a letto alle 10 per far contento l'interlocutore. E in realtà è andato a letto a mezzanotte, ha parlato fino a mezzanotte. È chiaro che se uno fa prajalpa fino a mezzanotte, quando suona la sveglia al mattino, solo gli alberi risposero. No? Però, per nascondere le magagne, dice una bugia. Ma se uno dice una bugia per così poco, e quando ci sono le cose importanti, mentirà spudoratamente. Allora noi dobbiamo imparare l'educazione Vaishnava. L'educazione Vaishnava è la veridicità, prima di tutto. Cioè, questi Brahmana, da bambini, venivano educati all'equanimità, al controllo dei sensi, alla pulizia, alla purezza, alla veridicità. Quindi uno da bambino veniva educato a sviluppare queste doti. E uno dice, ma adesso io sono arrivato in coscienza di Krishna a 20 anni, a 30 anni, a 40 anni, a 60 anni. Come faccio? C'è sempre tempo per imparare. Oppure, io sono in coscienza di Krishna già da tanti anni, ma nessuno mi ha educato. Come faccio? C'è sempre tempo per imparare. Bisogna avere l'onestà d'animo. Una delle qualità del Brahmana è l'onestà. Uno deve essere onesto e riconoscere le proprie lacune, le proprie magagne, perché a tutto c'è rimedio se uno le riconosce. Ma se uno continua a far finta che le cose non stanno così, il maestro spirituale non ti dà gli strumenti, perché non servirebbe a niente. No? No? Il maestro spirituale è in grado di capire il nostro stato d'animo. E in accordo alla nostra sincerità e al nostro desiderio di trasformarci, ci fornisce gli strumenti, perché gli strumenti ci sono. Ma se non siamo sinceri, non siamo onesti, il maestro spirituale non ci fornisce gli strumenti e uno rimane sempre uguale. Impara a mentire per quattro cose. È sempre, non è pulito, no? Non canta bene il mantra. È chiaro che se uno non è pulito, né dentro e fuori, quando canta il mantra va a irrorare anche i desideri materiali. E quindi uno canta, canta, canta e c'ha sempre gli stessi desideri materiali in testa che addirittura si espandono. E quindi uno dice, ma come? Ma io sto cantando Hare Krishna e ho un sacco di desideri materiali. Sensuali, ma perché? Vuol dire che si è imboccata la strada giusta, ma con il sentimento sbagliato, con l'atteggiamento sbagliato, e il sentimento e l'atteggiamento portano alle azioni sbagliate. Perché gli acharya ci danno fai questo e non fare questo? Fai questo, canta Hare Krishna, ma non fare offese. Perché? Se no avrebbero detto semplicemente canta Hare Krishna. Ma perché Prabhupada non ha detto solo canta Hare Krishna, ha anche detto non fare offese? Perché è spiegato negli Shastra. Perché se uno fa offese, brucia tutti gli effetti positivi del suo canto.
e quindi alla fine è uno spreco di tempo, no? Allora noi dobbiamo capire, Srila Prabhupada nel commento dice che il Vaishnava, chi è il Vaishnava? È superiore al Karma Kanda, Jnana Kanda, Lupassana Kanda, giusto? E allora vuol dire che l'impegno che noi mettiamo nella pratica del servizio di devozione deve essere significativo. Non può essere un impegno superficiale, altrimenti sembra che abbiamo il doti, la sika, il tilak di fuori, ma dentro non ci sono. Non c'è un progresso sostanziale. La jiva rimane sempre nella stessa dimensione, così, superficiale, no? E quindi non c'è evoluzione. Se invece noi abbiamo l'umiltà di riconoscere il nostro stato d'animo e andiamo dal maestro spirituale e chiediamo: dimmi come sono e dimmi come potrei diventare. Se abbiamo questo atteggiamento, il compito del maestro spirituale è questo, di trasformare una persona da un sudra in un Vaishnava, se lo vuole, e ti dà tutti gli strumenti. Allora, se abbiamo questo atteggiamento, un passo alla volta possiamo cominciare a guarire tutti i nostri mali. E dopo 6 mesi uno si ritrova e dice: guarda, ero abituato a mentire per delle stupidaggini, adesso ho smesso di mentire. Ma vi sembra poco? Il mondo materiale va avanti tutto sulla menzogna. Guardate la pubblicità, è tutta basata sulla menzogna. Spiegato nel 12° canto dello Srimad Bhagavatam, verrà il giorno che i Vaishya mentiranno per fare il loro commercio. Tutta la pubblicità, il 90% è basata sulla menzogna. Pubblicizzano cose inutili mentendo spudoratamente. E uno cresce in una società dove tutti mentono, e allora cosa fa? Diventa il professionista della menzogna, però senza che gli altri se ne accorgano. Ah, bravo, ancora peggio. Quindi se uno è cresciuto così, è chiaro che poi è abituato a mentire, no? Allora, se dopo alcuni mesi di pratica del servizio di devozione, uno dice: caspita, è 3 mesi, 6 mesi che non mento, che non dico più una menzogna, che dico le cose come stanno, anche se mettono in luce delle parti di me negative, ho il coraggio di essere me stesso fino in fondo. E questa è una qualità molto rara, è una qualità braminica, no? Sono diventato equanime in ogni circostanza. Prima mi lamentavo sempre, adesso mi lamento o quasi più o molto meno. Controllo di sé. Prima esplodevo per niente, adesso. Prima addirittura venivo alle mani. Adesso sono diventato più tollerante. No? Quindi questi sono i progressi che uno... Prima cantavo Hare Krishna e avevo la mente piena di desideri materiali, adesso canto Hare Krishna e ascolto il mantra. E noi non dobbiamo fare nient'altro quando cantiamo Hare Krishna, dobbiamo solo ascoltare il mantra. Ma è proprio perché è così semplice che è difficile. Perché la mente vuol fare tutt'altro, no? Invece la cosa più difficile è la cosa più semplice. Quindi cosa devi fare quando canti Hare Krishna? Niente, devi solo cantare Hare Krishna.
Però è difficile perché la mente invece vuole conquistare il mondo, vuole raccontare al mondo quanto siamo bravi, vuole di tutto e di più, ma non cantare Hare Krishna, non ascoltare il mantra, per carità, quello no, perché sarebbe la mia fine, dice la mente. E quindi ti propone sempre qualcosa di attraente, bello questo, bello quest'altro, bello, la mente è sempre piena. Allora tu cosa devi fare? Hare Krishna, Hare Krishna, e riportare sull'ascolto. Se dopo un'ora non c'è stato progresso, vuol dire che non stiamo cantando con l'atteggiamento giusto. Vuol dire che abbiamo sprecato un'ora, un'altra ora di tempo della nostra vita. E se alla fine dei 16 giri siamo uguali a prima, non c'è stato un progresso tangibile. E allora cosa abbiamo cantato Hare Krishna a fare? Per far vedere, per tirare avanti, per sbarcare il lunario. Perché sono in un tempio? No. Se noi prendiamo con questo atteggiamento la coscienza di Krishna, il tempo passa e uno rimane sempre uguale. Non c'è sviluppo. Invece no, dobbiamo ogni mattina, noi dobbiamo pensare come posso estrapolare, come dicevo all'inizio, no? C'è chi da un violino tira fuori 4 note e c'è chi ci tira fuori un universo di note. Così noi, dalla stessa voce, dallo stesso mantra, dallo stesso ascolto, possiamo tirar fuori Krishna, che è infinitamente affascinante, oppure possiamo aspettare 2 ore che finiscano i giri. E dopo 2 ore finiscono i giri, perché il tempo passa inesorabilmente. Ma poi si ritrova uno dopo 2 ore, stessi pensieri, stesse emozioni, stessi desideri e quindi stesse azioni. Di che tipo? È uguale anche lì. Se uno ha cantato intensamente, ha chiesto aiuto a Krishna e ha chiesto servizio di devozione a Krishna, vedrà in tutto quello che accade un'opportunità di servire il maestro spirituale al massimo della sua condizione. E quindi passerà all'azione con entusiasmo, determinazione, pazienza, sangatyaga, evitando la compagnia delle persone asat, perché è deleterea, no? Per la salute. Quindi entusiasmo da una parte, attenzione dall'altra. Voglia di fare, ma tolleranza, perché in un giorno non hanno costruito la mole antonelliana, ci avranno messo tra il progetto, adesso non so, però a spanne come minimo ci avranno messo 30 anni, da quando hanno fatto il progetto a quando l'hanno realizzato, non lo so. La Torre di Pisa ci hanno messo 3 secoli, anche perché a un certo punto ha cominciato a pendere. Allora l'architetto che l'ha fatta si è sentito malissimo, perché aveva fatto male. E poi è arrivato un altro architetto, e allora cosa ha fatto? Ha cercato di utilizzare delle forze particolari, e se voi vedete la Torre di Pisa non è dritta, è curva, perché ha dovuto cercare di farla. Alla fine sembrava un disastro, ma tutti vanno a vedere la Torre di Pisa anche se è pendente, proprio perché è pendente. No, adesso ci sono voluti 2 o 3 secoli per completarla, un paio di secoli. Quindi in un giorno non si fa niente, però ogni giorno invece possiamo mettere un mattone importante nella nostra evoluzione spirituale. E allora siamo arrivati in coscienza di Krishna da Sudra, con abitudini da Sudra, azioni da Sudra, eccetera, eccetera. Anzi,
da duscritina, peggio ancora. Siamo arrivati, eravamo dei duscritina e gradualmente ci trasformiamo in sucritina ed è già un bel passo, no? E poi da sudra, se seguiamo attentamente gli insegnamenti del maestro spirituale, possiamo diventare dvija, che vuol dire nati due volte. Perché nato due volte? Perché la prima nascita dei genitori, padre e madre, la seconda nascita è il padre, il maestro spirituale, e i Veda sono la madre. Sì, ma il padre e la madre sono tali se tu li ascolti. Non basta un'iniziazione formale e superficiale e uno studio altrettanto formale e superficiale. Se no, restiamo sempre lì. No, bisogna andare dal maestro spirituale e dire: dimmi cosa devo fare per migliorare la mia vita. Ho capito che non ho capito niente, perché mi sento sempre uguale e non sono felice. Cosa devo fare? Sanatana Goswami è andato da Chaitanya Mahaprabhu così, e Sanatana Goswami era considerato uno dei più grandi eruditi dei suoi tempi, capite? Ed è andato da Chaitanya Mahaprabhu e gli ha detto: che ami, chi sono io? Tutti pensano che io sia un erudito, invece non so neanche chi sono. Spiegami chi sono. E Chaitanya Mahaprabhu, visto il suo atteggiamento, gli ha dato tutta la conoscenza. Quindi noi siamo Rupa Nuga, Rupa e Sanatana Goswami, sono i capostipiti, come si dice, capostipiti di tutto il Vaishnavismo moderno. E non importa quello che avevano fatto prima, sono stati in famiglia, al governo dei musulmani, capite? Cioè per un Vaishnava, per gli Smarta Brahmana, essere andati con i musulmani era la cosa peggiore che uno poteva fare a quei tempi, no? E invece Chaitanya Mahaprabhu non ha visto il passato, ha visto il presente, la volontà, come stai, cosa decidi di fare adesso della tua vita? Oggi, questo giorno meraviglioso, è il giorno della verità. Ogni giorno può essere il giorno della verità. Ma se partiamo dal giorno zero e decidiamo con la nostra volontà di essere dei Vaishnava esemplari, e vuol dire che danno un buon esempio, non è che vuol dire chissà che, no? Allora il maestro spirituale ci trasforma da duscritina in sucritina e da sucritina ci trasforma in dvija, veramente. E quindi noi, c'è modo e modo di avere un padre o una madre. C'è chi ha il padre e la madre, l'ha anche fatti fuori perché non ci andava d'accordo, perché li odiava, no? O magari l'ha bistrattati o non l'ha rispettati. Invece c'è chi ha il padre e la madre, li onora, li rispetta, segue i consigli, ok? Quindi c'è modo e modo di avere il maestro spirituale e seguire i Veda. E noi dobbiamo andare con l'atteggiamento migliore. Il maestro spirituale ci trasforma in dvija, poi in vipra, perché prendiamo questi libri e li studiamo. E Brahma Janatiti Brahmana, forza di studiare, 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 uno diventa un Brahmana, perché conosce il Brahman. E se è prima di tutto onesto, poi sincero, perché uno non può diventare sincero se non è onesto, e con sincerità uno diventa determinato, Krishna gli dà l'intelligenza e lo guida dall'interno. E fa propri gli insegnamenti così preziosi che ci dà lo Srimad Bhagavatam attraverso gli Acharya e gradualmente si trasforma in un Vaishnava. E il Vaishnava è di tutto. E lo spiega Chaitanya Mahaprabhu a Sanatana Goswami, fa tutta la lista di tra milioni di esseri
individuali, ci sono gli animali, poi ci sono la scala evolutiva, no? E tra miliardi di questi si arriva alla forma umana. Ma poi tra migliaia e migliaia di questo tipo di umani è raro colui che diventa, no? C'è tutta la scala. Adesso questo per esempio sarebbe un capitolo importantissimo da conoscere. Io lo conosco, ma non bene. E lamento il fatto che magari ho sprecato il mio tempo a fare altre cose poco importanti o negative o stupide e non ho passato il mio tempo a leggere la Caitanya Charitamrita. Quindi ognuno di noi rimane umile perché basta che guarda il suo passato e dice: va, stai tranquillo. Potevi essere molto meglio di quello che sei, no? Però questo ciò non toglie che uno non fa bene il suo dovere. Quindi, se uno è nel ruolo di dover trasmettere la conoscenza, cerca di trasmetterla nel migliore dei modi, no? Quindi Chaitanya Mahaprabhu spiega a Sanatana Goswami l'evoluzione della specie fino ad arrivare all'apice, che è il Vaishnava, che ha sviluppato amore per Krishna. Quindi per arrivare a questo livello di realizzazione spirituale dobbiamo onestamente renderci conto che bisogna impegnarsi tutti i giorni al servizio del maestro spirituale. E allora poi siamo guidati, siamo ispirati. E siamo conquistati, perché noi, se uno non è conquistato, no? Non ha la forza e la determinazione per andare avanti, per superare tutte le difficoltà. Dobbiamo essere conquistati, Krishna ci deve conquistare, no? È come nel mondo degli innamoramenti, ha conquistato, eh? Ha fatto una conquista, si dice. Perché il magnetismo che si è creato era tale che due persone si sono innamorate, no? In inglese si dice fall in love, sono cadute in amore, è più quello. Però si è creato questo magnetismo. Allora noi con Krishna bisogna creare questo magnetismo. E gli acharya sono dei maestri perfetti che sono riusciti a creare il magnetismo in grado di attrarre Krishna. Perché questa è la perfezione alla quale dobbiamo ambire, è creare un magnetismo attraverso il quale Krishna è attratto da noi. Come diceva Bhaktisiddhanta, non cercate di vedere Bhaktisiddhanta Sarasvati, non cercate di vedere Dio, fate in modo che Dio veda voi. E in che modo? Dobbiamo fare così tanto servizio e così bene. Chi è Krishna in questo mondo? Ha spiegato molto bene Madhusevita Prabhu, no? Ieri alla lezione. Chaitanya Mahaprabhu viene, Sangopangastra Parsadam, viene nella forma dei Vaishnava e tutti questi lila, tutti questi associati intimi e crea un movimento. Quindi chi è Krishna? Chi è Chaitanya Mahaprabhu per noi? Sono i Vaishnava che ci spiegano come essere un bravo Vaishnava. E se noi riusciamo ad attrarre i Vaishnava con il nostro servizio, vuol dire che abbiamo creato il magnetismo che attrae Krishna. Aradhananam Sarveshan Vishnu Aradhanam Param. Tasmat Parataram Devim Tadiyanam Samarchanam. Di tutte le adorazioni, l'adorazione a Vishnu è la suprema. Dice Shiva, ma tra ancora superiore è l'adorazione a ciò che è in relazione a Vishnu.
e quindi anche Vaishnava. Quindi se noi riusciamo ad attrarre i Vaishnava, vuol dire che abbiamo imparato a creare il magnetismo. Ma i Vaishnava, siccome sono in collegamento col Paramatma e sono in collegamento costante con Krishna, non si fanno abbindolare da un po' di show. No, vogliono vedere la sostanza. Perché? Perché anche loro, magari per un po', hanno fatto anche altre esperienze. Hanno capito la differenza che c'è tra essere un Vaishnava ed essere qualcos'altro. E quindi riescono a capire la differenza tra uno che sinceramente si dedica alla realizzazione spirituale o chi invece è qualcos'altro. E quindi attrarre i Vaishnava è il modo per attrarre Krishna. E questo è il dono che ci è stato fatto, che in pochi decenni possiamo, cioè bisogna fare un piano a breve, medio e lungo termine, no? Se vogliamo avere successo. Nel breve termine, oggi, siamo partiti bene, perché ci siamo alzati presto, siamo partiti bene perché abbiamo fatto un buon servizio il giorno ieri, no? Che abbiamo, è stato senza sosta proprio, dal mattino alle 4 fino alle 11, quasi mezzanotte quando siamo andati a letto, perché c'era così tanto da fare che non potevamo non farlo. Per tutte le persone che dovevano arrivare, tutti sono andati via contenti, le divinità sono andate via contente, che hanno ricevuto tutta questa adorazione, tutta questa, no? Allora, uno al mattino si sveglia e non si sveglia che è un altro, no, si sveglia con tutto il servizio che ha fatto e ricomincia Hare Krishna, Hare Krishna, magari anche un po' con un po' di sonno, un po' di stanchezza, no, continua ad andare avanti. Oggi, e poi abbiamo ricevuto queste informazioni così preziose dallo Srimad Bhagavatam e oggi possiamo prenderla. No, è questo il momento più importante della storia del Vaishnavismo. Uno pensa sempre al passato, una volta, quando c'era Prabhupada, quando c'era. No, è adesso il momento più importante per far parte del movimento per la coscienza di Krishna. Adesso c'è un'esplosione, ci può essere un'esplosione. Se dentro di noi c'è un'esplosione costante, fatta di voglia di servire Krishna, desiderio. E dicevo, bisogna fare un piano a breve, medio e lungo termine, no? E uno si iscrive all'università, il breve termine è che deve andare a iscriversi. Prima deve avere un diploma. Poi, nel medio termine, deve andare dal professore, dai docenti e dire cosa devo fare. E loro ti dicono, fai questo esame, quest'altro esame, questi sono i libri, eccetera. Giusto? Nel lungo termine ricevere il titolo, poi il master. Quindi uno si fa già una proiezione di 5-10 anni e non ce n'è se vuoi arrivare a sederti su lì. Se no, stai in piedi da qualche altra parte o ti siedi da qualche altra parte, no? Quindi noi dobbiamo fare un piano a breve, medio e lungo termine nella nostra vita. Nel breve termine, adesso, aver assimilato al massimo questa conoscenza e farla nostra, farla diventare nostra. Nel medio termine, da qui a un anno, come ci proiettiamo nel servizio di devozione, nella nostra evoluzione spirituale, nel nostro controllo dei sensi e della mente. E a lungo termine, come vogliamo arrivare a fra 20, 30 anni, 40 anni, 50 anni, quando tyaktva deham punarjanma, vogliamo arrivare a non prendere più nascita o a riprendere nascita? E questo dipende da noi, non è che dipende
da qualcun altro, se non da noi, giusto? Quindi questo è il in sintesi un po' gli insegnamenti che possiamo trarre da questi da questo verso. E per concludere dice che Yudhishthira Maharaj cosa ha fatto ai Vipra? Gli ha fatto doni, perché a quel tempo questi Brahmana non erano pagati, non è che avevano la parcella. Ok, adesso ho fatto questo, sono tot soldi. No, loro andavano e portavano la loro conoscenza, ma l'imperatore gli ha fatto un sacco di doni. Quindi loro non dovevano preoccuparsi del loro mantenimento, perché sapevano che e dipendevano da Krishna, dipendevano dal Signore Supremo. No? Quindi il Vaishnava non deve preoccuparsi del proprio mantenimento. Se si occupa bene del proprio servizio di devozione, tutto quello che arriva è la misericordia di Krishna. E Krishna si manifesta sempre, tutti i giorni, perché è molto misericordioso Krishna. Quindi se noi ci impegniamo nel servizio di devozione non avremo mai problemi, ma ci rendiamo conto che più dell'80% delle persone si sveglia al mattino, perché sono statistiche che fanno da decenni, più dell'80% delle persone si svegliano al mattino con problemi di mantenimento, per sbarcare il lunario, ok? Un 20% no, ma perché gode di risultati di azioni fatte. E poi sono solo piccole percentuali quelli che veramente sembrano ricchi, sembra che non abbiano problemi, in realtà hanno altri tipi di problemi. No? E quindi anche solo per il fatto che noi, essendoci, ci siamo iscritti alla scuola dei Vaishnava, abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Non abbiamo problemi da questo punto di vista. Se seguiamo gli insegnamenti di Prabhupada, che è l'imperatore del movimento per la coscienza di Krishna, ed è sempre pronto ad elargire se noi diventiamo dei bravi Vaishnava. Ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno e anche molto di più. Va bene? Jai, Srila Prabhupada ki jai. Se avete un commento, una domanda. Saluta, buongiorno amici, grazie ancora per le vostre lezioni. Gianni ci segue sempre dalla Toscana. Non ho ben capito da che parte della Toscana, ce lo dirai. E questo è un esempio di un devoto, perché ci segue sempre, che utilizza bene il suo ascolto, il suo tempo, ascolta sempre. No? E il buon ascolto dovrebbe produrre anche dei risultati in termini di servizio di devozione. Certo, il risultato di continuare ad ascoltare è già un risultato. Però un devoto dovrebbe pensare: cosa posso fare? E il devoto quando si sveglia cosa pensa? Cosa posso fare per essere utile al movimento di Prabhupada? Questo è quello che pensiamo noi, no? Cosa posso fare? Oppure uno può anche svegliarsi e dire: cosa posso fare per liberarmi dei desideri materiali? Cioè, se uno ha desideri materiali, non può pensare a come soddisfare il maestro spirituale, perché sta sempre pensando ai propri desideri materiali. Però dovrebbe chiedere a Krishna: Krishna, aiutami a liberarmi da questi desideri materiali, perché finché non mi sono liberato dai desideri materiali, non posso avere il desiderio di servire Krishna, il guru, no? Veramente. Allora, se uno è sincero nella sua preghiera, nel suo mantra, quando canta, Krishna ti toglie i desideri materiali. Magari te lo fa assaggiare per qualche ora, per qualche giorno. Dice: guarda come si sta.
si sta da Dio senza desideri materiali, perché noi non siamo materia. L'anima è spirito. Come fa a star bene coi desideri fatti di materia? Non, è come prendere l'acqua e l'olio, non stanno insieme. Ma attraverso il falso ego, l'identificazione con la mente materiale, uno pensa di stare bene. Allora no, dobbiamo chiedere a Krishna, Krishna, aiutami a liberarmi dei desideri materiali. Questa può essere una preghiera importante che rivolgiamo, no? Quando ci siamo liberati dai desideri materiali, possiamo cominciare, Krishna, cosa posso fare per servire Srila Prabhupada e il suo movimento, visto che c'è così tanto da fare? Cosa posso fare? No? Allora, ognuno di noi si può fare questa domanda, e anche Gianni, che ci segue sempre, puoi farti questa domanda. Cosa posso fare di utile per il movimento di Prabhupada? Visto che se ci segui sempre vuol dire che ritieni che questa conoscenza e questa saggezza siano importanti nella tua vita. Quindi ti invito a fare questa riflessione, che è una riflessione che facciamo anche per noi, logicamente. Va bene? Due domande. Tu? Come si può capire anche la natura del desiderio? A volte se ha un desiderio, dentro senti che è un desiderio, però non riesce a valutare se è per il spirituale, di Krishna, nell'ambito della coscienza di Krishna, o è più materiale se per la propria gratificazione. Come valutare la natura dei desideri? Dice Simeshvara Goranga Prabhu, chiede. Perché alle volte alcuni desideri sembrano spirituali, ma sono un po' travestiti. e altri invece sembrano materiali e invece sono corretti. Sadhu, Shastra, Guru, Vakya, Citta e Tekori. Gli acciari ci danno questi tre punti di riferimento. Sadhu sono i Vaishnava che ci stanno intorno. E se noi, come ho detto prima, siamo in grado di soddisfare i Vaishnava con il nostro servizio, vuol dire che siamo mossi dai giusti desideri. Se i Vaishnava intorno ci brontolano, un po' meno. No? Sadhu, Shastra. Cosa stiamo facendo in accordo agli Shastra? Stiamo seguendo la Bhagavad Gita? Stiamo impegnando le nostre azioni al servizio di Krishna? Ci siamo liberati o ci stiamo liberando dall'identificazione con il corpo? Che è il primo insegnamento che Krishna dà ad Arjuna. Non siamo questo corpo. Sì, continuiamo a dirlo agli altri, ma noi, nella nostra mente, abbiamo Krishna o abbiamo il nostro corpo? Abbiamo Rishikesh o abbiamo i nostri sensi? Nella nostra mente c'è come gratificare i sensi di Krishna o come gratificare i nostri sensi. Se siamo ancora come gratificare i nostri sensi dentro la mente, vuol dire che non abbiamo ancora superato il primo insegnamento della Bhagavad Gita. Allora, per capire bene quali sono i nostri desideri, dobbiamo stare il più possibile in associazione con i sadhu, il più possibile studiare i libri di Srila Prabhupada, perché sono per noi la mappa e così possiamo stabilire la rotta, no? Come i navigatori, in accordo alle mappe, stabilivano le rotte con le stelle, eccetera, no? Sadhu, Shastra e Guru, e il maestro spirituale, Diksha Guru, Siksha Guru, che ci guidano e ci dicono, sì, no, stai facendo bene così,
ma alle volte sembra che io, no, stai facendo bene. Quindi uno magari è indeciso, ma se il maestro spirituale è soddisfatto, yasya prasada, bhagavat prasado, yasya prasada, nagati kutopi. Se il maestro spirituale non è soddisfatto, nagati kutopi, letteralmente vuol dire che non si va da nessuna parte. Gati è no? La meta. Nagati kutopi. Non si va da nessuna parte se il maestro spirituale non è soddisfatto. Quindi vuol dire che, come nel deserto, uno cammina, 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 consuma solo quel po' di acqua che ha e poi muore, no? Quindi non basta essere entrati nell'associazione dei devoti, bisogna soddisfare il maestro spirituale se vogliamo veramente progredire. Quindi i nostri desideri vanno sempre confermati con Guru, Shastra e Sadhu. Una conferma che abbiamo interiore nostra è che il Paramatma è contento di noi e quindi noi abbiamo una soddisfazione interiore. Vai, vai, c'è Chaitya Guru, no? Paramatma è il maestro spirituale dall'interno. Stai facendo bene, stai facendo bene. Ma quando è che Chaitya Guru ti dice stai facendo bene? Quando ti guardi indietro e vedi che hai sudato 7 camicie, che hai distribuito tanti libri, se sei un devoto del Sankirtan, che hai lavato tante pentole e bene se fai servizio in cucina. Che hai lavato i bagni bene, non si possono lavare i bagni male, come non si possono lavare le pentole male. Sì, si possono, ma non si devono fare. Bisogna imparare a fare le cose bene. E per farle bene bisogna essere immersi in quello che facciamo. Se le facciamo male, vuol dire che una parte di noi è altrove, elsewhere. E il risultato qual è? Che le facciamo male. Le facciamo, ma non bene. Quindi, e se le facciamo non bene, il Paramatma, che è presente costantemente, ti dice, e quindi non sentiamo una soddisfazione interiore elevata, no? Alle volte uno va anche a distribuire libri e per 2 o 3 ore è successo a tutti. Nessuno prende nessun libro. Ma se noi ci siamo rivolti a Krishna, siamo andati, abbiamo seguito l'istruzione del maestro spirituale, abbiamo contattato il maggior numero di persone possibile con il miglior atteggiamento possibile, no? E il Paramatma nel cuore ti dice vai, vai, vai tranquillo, anche se non hai dato un libro. C'è una devota che non ha dato neanche un libro dal mattino alle 10 fino alle 6 di sera e dalle 6 alle 7 ha dato 100 libri. Perché? Perché lei si sentiva tranquilla perché stava facendo le cose giuste e il Paramatma ha voluto metterla alla prova, no? Quindi se noi siamo soddisfatti, anche questo è un segno, che i nostri desideri sono, quindi direi 3 più 1, eh? 3 punti di riferimento più 1, che noi dobbiamo essere soddisfatti, dobbiamo essere felici in coscienza di Krishna. Se non siamo felici in coscienza di Krishna, vuol dire che c'è qualcosa che non va in quello che stiamo facendo. Se in un tempio non c'è gioia, non c'è felicità, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Se non c'è pulizia, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Se non c'è tante cose, no? Era la prima domanda. Avevi anche la seconda o basta? Dice a riguardo della veridicità, Simhesvara Gauranga, Prabhu dice,
della menzogna. Citava il Niti Shastra che dice: se c'è una verità sgradevole, meglio non dirla, no? Ma nel nostro quotidiano come possiamo rapportarci? Allora, non dire una verità non vuol dire una menzogna. Uno può scegliere di stare in silenzio. Stare in silenzio non vuol dire una menzogna, no? Se è una verità sgradevole, magari in questo momento è sgradevole, ma se aspetti un minuto e nel modo giusto, può diventare gradevole. Quindi bisogna anche saper cogliere il momento giusto. La cosa che assolutamente non si deve fare è dire le cose come non stanno. Se mi viene chiesto dal maestro spirituale a che ora sei andato a letto e io sono andato a letto a mezzanotte perché sono stato 2 ore a parlare, non posso dire per far contento il maestro spirituale sono andato a dormire alle 10. Sì, mi fai contento, ma crei un nodo karmico nella cache che registra tutti i messaggi. E il Paramatma nel cuore del maestro spirituale dice al maestro spirituale: questa non solo è andata a letto come non dovrebbe fare un Vaishnava, nel senso che uno può anche, Bhaktisiddhanta Sarasvati andava a letto alle 11 a mezzanotte perché era sempre impegnato al servizio, ma si alzava prestissimo al mattino, no? Il punto è che poi bisogna essere in grado, uno può anche far tardi per servizio, ma poi al mattino si deve alzare, altrimenti deve andare a letto presto. Quindi non solo uno ha fatto un'azione, adesso sto prendendo questo esempio per rendere un'idea, può essere qualunque cosa. Non solo ha fatto un'azione che non è il massimo, ma ha detto una menzogna. Sono andato a letto alle 10. È una menzogna. Questo crea un nodo karmico a livello dell'universo ed è un fatto gravissimo in un ambiente Vaishnava. Se invece avesse risposto: mi dispiace, no? Che ora sei andato a letto? Tardi. Quello non era una menzogna. Ma a che ora? A mezzanotte. Va bene, hai fatto un'azione negativa ieri sera, ma ne hai fatto una positiva stamattina dicendo la verità. Altrimenti ne ha fatta una negativa la sera e una negativa al mattino, ancora peggio. Perché dire una menzogna è peggio che andare a letto tardi. Perché? Perché uno impara a fare la cosa sbagliata. E così non si diventa Vaishnava, così si diventa dei Duskritina, ok? Nemmeno Sukritina. Allora noi dobbiamo far tesoro dell'esperienza. Ah, che cosa grave ho fatto. Va bene, riconoscila, ammettila, perché quando uno fa un'azione detestabile deve essere pronto a riconoscerla, deve telefonare, deve andare dalla persona alla quale ha mentito e dire: Prabhu, ti ricordi ieri che ti ho detto così? Non era così, le cose stanno in modo diverso. Allora si scioglie il nodo karmico, ma se uno non fa così, quel nodo rimane per sempre nel nostro karma, nel karma di ognuno. Okay? Quindi uno può scegliere di non, dipende dal tempo, luogo e le circostanze, ma mai mentire. Ci sono 4 o 5, spiegato nello Srimad Bhagavatam, adesso non ho il riferimento, mi sembra nel 10° o 12° canto di Srimad Bhagavatam, non mi ricordo, ma sono certo, è un verso che è importante, nel quale ci sono 4 o 5 occasioni nelle quali si può mentire.
Si può nel senso che sei confortato dagli shastra. Una di queste è per salvare la vita di qualcuno. Cioè, se tu puoi salvare la vita di qualcuno che se no lo ammazzano, no? Allora in quel caso, ma voglio dire, ma quando ti succede? Forse una volta nella vita. In un'altra occasione è spiegato durante la cerimonia del matrimonio, che ne so, tra marito e moglie, per gioco, capito? Cioè, per scherzo. Ma si capisce che non era... Ma capito? Mi avete capito cosa intendo? Cioè, un po' di superficialità per gioco, ma poi bisogna subito dire le cose come stanno. Allora, in quel caso non si crea un nodo karmico. E altre due occasioni, adesso non ricordo, ma altrimenti è tassativamente vietato. Mentire. Alle volte costa, perché bisogna cambiare, trasformare il nostro carattere, le nostre abitudini, e bisogna mettersi a nudo. Ma è il prezzo più bello. Quando uno impara a fare così, la vita gli sorride. Perché la vita non è menzogna. Il sole non è che ti dice oggi sorgo o non sorgo. Cioè, è tutta la luce del sole, no? C'è una telecamera costantemente che si chiama Paramatma, che riprende tutto. Alle volte ci sono i cartelli con scritto: questo locale è sorvegliato dalle telecamere. Allora, se uno entrava che non c'era, magari faceva in un modo. Quando sono le telecamere, fa tutto in un altro modo. Ma c'è una telecamera costante che si chiama Paramatma. E questo non deve essere uno stress per noi, deve essere un invito a fare sempre meglio. C'è il Paramatma che nel cuore di Matteo, che mi sta guardando, che sta ascoltando quello che dico, nel cuore di Goranga, nel cuore di tutti. Quando andiamo dalle persone c'è il Paramatma ovunque. Quindi imparare gli shastra vuol dire questo, vuol dire cambiare le nostre abitudini, cambiare il nostro carattere, cambiare le nostre azioni. E automaticamente cambiamo anche noi. E non siamo mai gli stessi. Tutti i giorni gli stessi, ma tutti i giorni diversi. Se noi guardiamo Prabhupada in tutte le conversazioni, se sentiamo una classe di Prabhupada nel 66 e sentiamo una del 72, sono due Prabhupada praticamente diversi, ma sono sempre Prabhupada. Prabhupada era il devoto più in evoluzione di tutti i devoti. Continuava a studiare, continuava a predicare, continuava a lavorare. No? E se l'ha fatto lui che aveva 70-80 anni, noi nel fior fiore della gioventù, cosa dovremmo fare? Per voi, per me molto meno. No? Quindi, va bene, ho risposto alla tua domanda. Jai, tutto bene? Tutti contenti? Speriamo. Qualche altro dubbio, perplessità? Ok. Jai, grazie anche a chi ha ascoltato via internet. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.
Prahlad Maharaj Ki Jai, Tagore Premanande. Offriamo i nostri rispettosi omaggi a tutti i Vaishnava e i devoti del Signore che come alberi dei desideri possono soddisfare l'aspirazione spirituale di ognuno e come oceani di misericordia sono pieni di compassione verso tutte le anime condizionate. Vajra Kratta, 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 Vajra Kratta,